Nasce Dozegna, un'associazione Calcio Balilla da pochi amici. Sì, siamo un gruppo di amici, ci siamo dati una mano tutti quanti, siamo riusciti a creare una nostra sede e ci aspettiamo tanta gente, via. Sede che viene inaugurata oggi al Palazzetto dello Sport di Dozegna. E come mai vi è venuto in mente di far nascere un'associazione di calcio balilla qua? In primis perché sono un appassionato e secondo perché vogliamo creare un gruppo ben affiatato, non solo qua del paese, ma anche nel canavese, includere anziani, giovani, giovanissimi. Quindi sia amatoriale che agonistico? Sì, certo. Si punta ad arrivare all'agonismo. Oltretutto, se non sbaglio, volete anche organizzare manifestazioni e comunque rendere vivo il paese col calcio balilla? Certo. L'obiettivo è proprio di portare gente da fuori, da tutta Italia, e far crescere lo sport qua in Piemonte, questo sport. Per chi volesse aderire, cosa deve fare? Recarsi qua? Quando? In che giorni? Giocheremo sicuramente 2 giorni a settimana e poi vedremo. E ci sarà da fare un tesseramento e si potrà giocare tranquillamente quanto si vuole e senza troppi obblighi. Il Palazzetto dello Sport di Dozegna è sempre più vivo e da oggi ospiterà anche l'associazione Calcio Balilla. Sì, buongiorno a tutti, da oggi nasce l'associazione Calcio Balilla Dozegna e io faccio parte del direttivo, faccio il consigliere. Si ringrazia naturalmente il sindaco e l'amministrazione, anche se oggi faccio la parte opposta io, e si ringraziano i ragazzi che hanno voluto fortemente creare questa associazione per il territorio, per far sì che Dozegna possa crescere, per dare a tutti quanti, giovani e meno giovani, la possibilità di essere uniti e vivere insieme un bello sport che è il calcio balilla. Uno sport che mancava qui a Dozegna. A Dozegna mancava un'associazione per i ragazzi, per aiutare la comunità a essere un po' più coesa, e il calcio balilla aiuta questo, sì.